ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video per quanto riguarda Sephora. Ho fatto degli acquisti per quanto riguarda Sephora, li ho dovuti fare perché mi servivano assolutamente delle cose e quindi l'ho dovuti fare. E ho preso delle cose. Ho fatto degli acquisti e volevo farvi vedere cosa ho acquistato. Ho preso delle cosucce. Allora, vi volevo far vedere alcune cose che ho preso, sia per quanto riguarda acquisti di Natale, sia per quanto riguarda acquisti, perché c'era uno sconto molto sostanzioso e quindi ho voluto fare un acquisto. Comunque mi ha dato uno sconto del 15%, che sarebbe questo, e poi un profumo di Hugo Boss, che sarebbe questo qua. Cosa ho preso? Allora, questi acquisti sono stati fatti con il 25%, il 25% era? Mi sbaglio, sì. Comunque, ho preso questa palettina di NARS, non avevo mai acquistato niente di NARS e quindi volevo prenderlo assolutamente. Ed è una palettina, non mi ricordo come si chiama, ma si chiama Danger Control ed è 8370, il nome è tutto. Yes. E vi faccio vedere com'è questa palettina. Il packaging è molto carino. Sinceramente ancora non l'ho nemmeno swatchata perché non so se tenerla o regalarla. Silenzio. È la mia prima palettina per quanto riguarda la NARS. Questo è lo specchietto e questi sono i colori. Aspettate che vi metto il packaging dello scatolino, così mi viene anche meglio. Purtroppo la palettina non si può aprire più di tanto e quindi ve la devo far vedere così. Molto bella per quanto riguarda i colori, mi piacciono molto, sono tutti colori molto luminosi. A me il mio preferito sarebbe questo qui nel centro ed è molto carina. Chi lo sa, la posso regalare, la posso tenere, la posso regalare, la posso tenere, ma chi lo sa cosa ne farò di questa palettina. Andiamo avanti per i prezzi, ovviamente giù nell'info box. Andiamo avanti per quanto riguarda gli acquisti fatti quel giorno. Sto cercando un correttore che sia buono per le mie occhiaie, ovviamente avendo 20 anni devo cercare per due, devo cercare un correttore che sia adatto alla mia età. Sono in cerca di correttore, quindi ne sto provando a bizzeffe, ne sto provando tantissimo e ho voluto acquistare questi due. Questa è una novità e questo invece già esisteva, se non mi sbaglio. E questo è un set che ho preso, che è della Benefit ed è un concealer e del lime. E sono due tipi di correttore. Uno è un correttore normale, invece uno è un po' più strong come correttore. E abbiamo questo qui in formato piccolo, questo è sempre lo 02 ed è un correttore che, diciamo, ha dell'aranciato all'interno perché dicono che sia ottimo per le occhiaie, quindi per me. Non gli puccio le dita perché ho le mani sporche, quindi non voglio toccarlo, ovviamente. E l'altro è questo, ovviamente sempre il Boeing, ed è un ottimo correttore. Vi faccio vedere all'interno così, e dicono che è un ottimo correttore anche per le pelli più mature come la mia. Sono molto matura. Quindi li ho presi, c'era lo sconto e quindi ne ho approfittato di questo prodotto. Poi, oltre a questo, ovviamente, questo è uscito che dicono che è fantastico, ne cantano le lodi da tutte le parti, ma essendo che chi l'ha preso, tra virgolette l'ha preso, nel senso che gli è stato regalato dall'azienda, dicono che è ottimo al 100%, cioè non c'è stato uno che non ha detto
la stessa identica frase. Sinceramente io non, ormai non mi ci trovo più su alcuni, diciamo, YouTuber che decantano le lodi di alcuni prodotti che gli vengono inviati e quindi ho deciso di acquistare il formato mini e ho preso questo, il mini Boing, che sarebbe il mini correttore uscito, per quanto riguarda la Benefit. E l'ho preso nella colorazione 06. Lì c'è stata la ragazza che me le ha provate e sinceramente l'unico che mi sia piaciuto, l'unico, mettiamoci così che è meglio, l'unico che mi sia piaciuto è questo e quindi l'ho voluto prendere ed è questo qua. L'ho voluto prendere e lo utilizzerò appena finisco due che ho in uso. Utilizzerò sicuramente questi. Poi andiamo per quanto riguarda i prodotti di Natale. Ho preso dei set che sarebbero questi set, aspettate che vi faccio vedere, questi set più l'altro che vi ho fatto vedere poco fa. Perché avevo intenzione di metterli sull'albero di Natale, ovviamente perché sono dei regali che mi sono autofatta, perché Stefania si è comportata bene quest'anno, quindi brava Stefania, autoregali a vabbè che viene. Ho preso questo set della Belif dove all'interno abbiamo una maschera viso e una crema idratante viso. Sono nel formato mini perché sono piccolissimi. Ve li faccio vedere, sono così. Vi faccio vedere il packaging della Belif e sono così in formato così piccoli, ma mi piaceva tantissimo e quindi l'ho voluti prendere e ho preso una maschera e una crema idratante. Questi ovviamente io piano piano li proverò tutti e vi farò sapere. Sinceramente, come set regalo mi piace tantissimo perché è molto molto carino. Fate anche una confezione, fate anche una bella figura con questi prodotti. E poi ho preso questo qui della Laneige, vedete anche questo c'ha addirittura anche il fiocchetto ed è molto molto bello perché ha un lip scrub che sarebbe questo. Lip scrub, no, non è un lip scrub, è un lip per quanto riguarda la sera, lip mask, nel senso un balsamo labbra per quanto riguarda la sera, e questa invece è una crema sempre per quanto riguarda la sera. Mi piaceva tantissimo il set, il packaging è molto carino e fate anche una bella figura perché sono due prodotti che sono ottimi. Io ho altri prodotti per quanto riguarda la Laneige, veramente i prezzi sono abbastanza alti, invece prendendo il set così piccolo potete provare il prodotto e poi se vi piace acquistare anche la full size. Comunque sono molto carini e poi si capisce perché questo è quello per le labbra e questo per il viso. Poi ho preso due cose che straadoro, veramente straadoro. Il primo è questo ed è il famosissimo mascara Bath & Sex della Too Faced ed è bellissimo, cioè qua c'è anche la scritta Too Faced, cioè bellissimo, lo potete appendere all'albero, potete anche scrivere per chi è questo regalo, quindi per moi. Per Stefania, io sinceramente lo lascerò così perché il packaging mi piace tantissimo e quindi lo terrò così com'è. Mi piace tantissimo. E poi ho preso un'altra cosa che quando l'ho visto, ovviamente, che l'ha fatto vedere Giulia Cova, sono andata subito alla ricerca di questo set perché lo volevo prendere assolutamente. Non so se lo utilizzerò, ma lo volevo assolutamente e sto. E sto parlando del set sempre della Too Faced per quanto riguarda il gingerbread, questa collezione che è fantastica, dove ha una borsetta, un rossetto e un bronzer. Ve li faccio vedere, io non butterò la scatola, ve lo dico, non mi interessa. La terrò qui in esposizione perché la scatola è bellissima. E questa è la borsetta. Fantastica, cioè io qui metterò gli occhiali, è carinissimo, è un amore, veramente un amore.
all'interno ovviamente ha il ciondolo qui per quanto riguarda la tua tested, e all'interno ha il rossetto che è pesante, veramente pesante. Il packaging del rossetto è stupendo, con la scritta che è veramente molto molto bella. Guardate, è in rilievo la scritta, questa è in rilievo, e il packaging è fantastico. Qui c'ha la mela o la pesca che sia, e questo è il colore, cioè è un rossetto tutto intagliato, vedete? Tutto intagliato, ed è fantastico. L'odore è ottimo. Io non lo so se sto bene con questo rossetto, poi lo proverò sinceramente perché è mio, quindi lo voglio provare. Anche nel bullet c'è la scritta Too Faced ed è veramente veramente bello, fantastico. E poi all'interno c'è anche l'altra parte dove abbiamo la terra, la gingerbread tan, che sarebbe questa, cioè bellissima. E questi sono tutti in rilievo, cioè la cosa particolare è che sono in rilievo ed è bello bello bello, con la scritta Too Faced, e qui dietro c'è la scritta gingerbread tan. Si apre, ha uno specchietto e poi ha il pupazzetto, cioè che bello, ma guardate, cioè è stupendo, veramente stupendo, mi piace tantissimo. Fa un odore di biscotti pazzesco. È bellissimo, e anche lo specchietto è molto bello. Ciao. Molto molto bello, mi strapiace, sono contentissima di averlo preso. Infatti adoro vedere i video di Giulia Cova perché ti fa scovare di tutto e di più. Niente. Io ho finito per quanto riguarda Sephora, ovviamente vi farò vedere le altre cose per quanto riguarda gli altri video. Ditemi cosa ne pensate di questo acquisto. Io lo straadoro sinceramente e quindi sono molto molto contenta di averli presi. Io e il Gingerbread vi salutiamo, vi mandiamo un grossissimo bacio, un bel bacetto. E come vi diciamo sempre, se vi è piaciuto il mio video, sfollicciate, e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!